Ave, popolo rosso nero, vamos! Ci troviamo al Benzinero Stadium, come dico sempre. Weekend super favorevole per il nostro magico Milan. Hanno perso punti. Roma, palpata dalla Lazio. Gobbi, palpati dall'Inter. Atalanta che pareggia col Genoa, quindi weekend favorevole per il Milan che potrà allungare. Certo, vista la partita ieri di Inter-Juventus, mi rimane ancora di più il rammarico per la sconfitta che abbiamo subito dalla Juve, che già contro di noi comunque io avevo capito che non era sta grande squadra, perché li abbiamo messi in difficoltà con una squadra di ragazzini in piena emergenza, quindi il rammarico è se avessimo avuto tutti i titolari, secondo me quella partita lì l'avremmo vinta. Comunque, bella batosta, l'Inter, devo ammettere, ha proprio dominato la partita, non c'è stato proprio verso Pirlo in balia proprio di Antonio Conte, dell'avversario, non sembrava non riuscire neanche a cambiare un po' il volto della partita, come ho sempre detto, allenatore inesperto. Però positivo, perché possiamo allontanare questi avversari ancora di altri ben 3 punti. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, è ancora più importante vincere la partita, perché quei distacchi cominciano a diventare importanti. In più, comunque, il Milan si sta muovendo davvero bene sul mercato e ci dobbiamo credere. Non facciamoci paura di questa Inter. Ovvio, l'Inter è forte. L'Inter sulla carta partiva favorita numero uno per vincere il campionato. Ma noi abbiamo dimostrato che la carenza tecnica, il divario tecnico che abbiamo dall'Inter, lo abbiamo diminuito notevolmente grazie al gioco. E il gioco è tanto, quindi io sono sempre fiducioso. Ovvio, qualsiasi cosa succede, io sarò soddisfatto dei ragazzi. Cioè, se entriamo nei primi quattro, io sarò soddisfatto. Ma ora siamo lì, proviamoci. La dirigenza sta dimostrando che vuole provarci con gli acquisti fatti, ha dimostrato che vuole provarci senza ovviamente svenarsi, però nel giusto dal mercato che c'è adesso, con i soldi che ci possono essere adesso dopo il Covid. Quindi ragazzi, io sono soddisfattissimo. Partita di oggi, sono carico come una molla, come vedete. Ho fiducia a mille perché anche oggi riusciamo a schierare una formazione decorosa, quindi non ho assolutamente paura. Rispetto il Cagliari perché secondo me ha un'ottima squadra e oggi con gli acquisti che ha fatto è ancora più forte, la rispetto. E sicuramente ci metterà in difficoltà nonostante il periodo di crisi che sta attraversando, però comunque raga, sta attraversando sì un periodo di crisi, ma l'entrata in squadra di Rajan Nainggolan e di Duncan, che a me piace comunque tanto, qualcosa in più gli porterà. Poi Pavoletti comincia a giocare, comincia a prendere minutaggio, non è scarso. Ovvio, ho sempre detto, tra Mandzukic e Pavoletti prendo Mandzukic tutta la vita, però non è scarso, non è un brocco. Perché dopo magari stasera mi segna e dopo mi mandate i messaggini sotto il video. Comunque, già che ci siamo, iscrivetevi al canale YouTube, campanella degli aggiornamenti. Mi raccomando, iscriversi non nuoce gravemente alla sua salute, non fate venire la dissenteria. Quindi, pollice in su per il Benzinero, sosteniamo il canale. Detto questo, oggi il Milan si schiererà così. Attenzione, Super Gigio Donnarumma, che come sempre allestirà il suo muro di cemento armato per non far entrare alcun gol da parte degli avversari. Sulla sinistra, Dalot, raga, che faccia almeno il suo compitino da 6, che fa come fa solitamente. Poi a me nelle ultime partite mi è sembrato anche in crescita, quindi voglio dare piena fiducia a Dalot, perché sono convinto che trovando minutaggio può crescere ancora. Non sarà mai ai livelli di Theo Hernandez, perché
non sarà mai a quei livelli lì. Però almeno da non farcelo rimpiangere, speriamo, sono convinto che può farcela. Muro difensivo, perché trattasi di muro difensivo. L'uomo di ghiaccio, Kier, venuto dalla Danimarca. Da lì siamo sicuri, sono tranquillissimo, so che non passerà nessuno. E in coppia col capitano, sicuramente gli attaccanti avversari avranno solo che da sudare e cacarsi nelle mutande. Sulla destra Davide Calabria, multiuso, ormai lo possiamo definire multiuso, da terzino a centrocampista, ad arrotino, a fila coltelli, e lo puoi usare per tutte le cose. Grande Davidone Calabria nostro, una certezza. Sulla destra, nonostante è convocato Sala Makers, dovrebbe trovare spazio Castiglieco, e poi Sala Maker trovare spazio magari nel secondo tempo per cominciare a prendere minutaggio, perché poi sarà fondamentale nella partita contro l'Atalanta. Quindi Castiglieco a centrocampo, centrale e centrocampo ci saranno chi sì, presidente, e Tonali. Ormai questa coppia si sta affiatando giorno dopo giorno e sta diventando sempre più forte, soprattutto, vabbè, che sì, ormai è dentro nei top giocatori mondiali, però anche Tonali sta crescendo bene, sta prendendo più consapevolezza. Speriamo che faccia le cose con più tranquillità e meno nervosismo. Io capisco che come tutti noi sei un cuore rosso-nero, Sandrino, ma stai sereno, che nessuno ti giudica, almeno il benzinero non ti giudica, è innamorato di te come giocatore, perché so che ci stai mettendo il massimo. Sulla sinistra giocherà Peterone Aug. Peter, sono 4-5 partite che sei in fase calante, mi raccomando Peter, zittisci gli scettici, perché io ho la tua maglia, quindi non sono uno scettico, ma sono uno che crede realmente te. Io lo dico sempre, il vero Auge non lo vediamo oggi, lo vedremo la prossima stagione, perché comunque ha nelle gambe già 60-70 partite, è un umano, non è un marziano, quindi va bene lo stesso, comunque il suo lo fa. Dietro le punte Brahim Diaz, un altro mio idolo, perché Çalhanoğlu è insostituibile, però Diaz può, allora, in fase difensiva non farà mai quello che fa Çalhanoğlu, ma in fase offensiva ha dei bellissimi colpi, gioca di prima, è intelligente, quello che gli, non fatti paura di Ibrahimovic, perché con Ibrahimovic io Diaz lo vedo sempre in difficoltà, perché ogni palla che prende, pam, passa Ibra, passa Ibra, passa Ibra, passa Ibra, passa Ibra. Puoi tentare ancora la giocata che vedrai che non ti, magari la prima volta che sbagli ti scanna, ma dopo se vedi che fai delle giocate fatte bene non si incazza sempre Zlatan. In attacco ritroviamo Zlatan Ibrahimovic, e questa è una sicurezza, una certezza. Per me oggi sarà l'uomo partita, uomo messo. Sono scappato un attimino a fare benzina, raga, perché porta qua si lavora anche se si vuole portare a casa il pane. Comunque, detto questo, il Milan continua ad essere vigile sul mercato, perché abbiamo bisogno di completare l'opera dopo aver acquistato un Marione, anche di un difensore. Stiamo ancora valutando le varie ipotesi, vedremo, raga. Io comunque mi fido ciecamente della mia dirigenza. Ci vediamo stasera prima per caricare i ragazzi, e secondo a fine partita per discutere di come sia andata. Speriamo bene, anzi sono certo che andrà bene, quindi forza mia ragazzi, seguitemi su Facebook, su Instagram, su YouPorn, su qualsiasi cosa, seguite il benzinero, pollice su, forza Milan per stasera.